Qual è il tuo giocatore preferito dell'Anoressi Ma Vicenza? tutti, Giacomelli, tutti cioè dicono, lui. ma non Giacomelli, Jack. Jack, però no, anche proprio con un gusto diverso, visto questa importante vittoria. Invece voi, caro vicepresidente, come giocherete l'ultima partita? La passeggiata sarà? Settimana non si farà altro praticamente. Settimana si farà poco. Ieri al Menti, come al solito, tantissimi tifosi, lo stadio sempre pieno, sempre in festa. Ieri c'erano anche Paolo Rossi e Patron Rosso. Adesso, fra pochi secondi, dalla regia vi facciamo vedere un momento divertente che c'è stato allo stadio, perché Vicenza ha chiuso in vantaggio 1-0. Ripresa, all'intervallo si va giù a bere il caffè, arrivano alla spicciolata, prima Renzo Rosso, poi arriva Paolo Rossi, si mette a fare una telefonata, Paolo Bidin deve ancora salire, in quel momento lì c'è l'azione che porta al gol con Stefano che serve l'assist a Simone Guerra. Andiamo. Soddisfazione per loro ieri poi scendere in campo, c'erano diversi tifosi, così come è stata una grande soddisfazione, prima nominavi Nicolin, ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile della Nerossi Vicenza. Ieri l'abbiamo visto generalmente con tutti gli applausi della Curva Sud. Insieme a loro c'era anche Luca Rigoldi, fantastico. Il nostro campione europeo dei pesi supergallo, direi proprio di sì, anche perché era nata qui a Rigorosamente sì. Calcio, o per l'aspetto psicologico, perché c'era il tabù da togliersi. Per te perché è stata importante la vittoria di ieri? Beh, è stata sicuramente importante perché... Menti che non sono bene insieme, che c'erano già però... All'inizio. E allora lo sentiamo la risposta di Colella, contava più la classifica o il tabù psicologico? Sentiamo. Continuiamo e parliamo a profondo. Quel signore là che sta sogghignando in questo momento, sta sogghignando perché è con... Durante la pubblicità e poi rientriamo, perché in realtà, quando diceva Andrea poco fa, del direttore sportivo si è parlato molto, occhi puntati, desiderio c'è. Del DS del Cittadella, lui ci ha risposto in qualche maniera, no? Poi ne parliamo di Marchetti, no? Intanto raccontaci lì, anche perché alla fine la squadra ha rimontato, quindi l'Ascoli è andato a casa con un bel pareggio. Che dici? Io andrei anche con delle altre immagini. Non so. Perché vorrei entrare nella tua testa o meno, però non lo farei questo, insomma. Non so, vedi tu. No. Sapete cosa facciamo? Siccome c'è Anna Belloni che ha in mano questa cosa da 2 ore, io voglio alleggerirla di questo peso. È vero, quello sì. Allora, stavamo parlando del Menti, di quanto bello e importante giocare lì, anche per dei giocatori che insomma hanno fatto la Serie C da Bassano piuttosto che Cittadella, vi dicendo, ma quando arrivano al Menti è tutta un'altra cosa. Soprattutto quando poi facciamo giocare dei ragazzi, no? La polemica di Colella fa riferimento al fatto che poi appunto quando domenica sapremo la posizione in classifica, non sapremo in realtà con chi giocheremo, perché se il Monza vince la Coppa guadagniamo la posizione, se no restiamo lì, insomma lo sanno 3 giorni prima. È una beffa veramente. E Colella ha detto, al di là del fatto che io devo preparare la partita contro la San Benedettese o Ravenna e non semmi la stessa roba, c'è anche logisticamente da preparare una trasferta, una partita in casa... Era un po' una barzelletta. Siamo Alberto. Sempre al solito. Ho una curiosità, se mi dimentichi, per questa bellissima avventura e per questo sogno che andrete a vivere e di viverlo come lo viviamo noi ogni domenica. Anche perché mi sa che parleremo anche di loro, per la sciarpa dell'Arziano. Facciamo davvero i complimenti, vi seguiremo senza ombra di dubbio la prossima stagione con i nostri programmi. Io grazie ragazzi. Eccola qui, sì. Grazie ragazzi. Allora l'appuntamento è per Diretta Biancorossa domenica alle ore 15, non mancate, poi ci sarà l'approfondimento con Rigorosamente Calcio, mentre tutti i giorni... Noi ci vediamo al TG Sport alle 20, sempre. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte. Grazie. Buonanotte.